Eh, Quest'anno, diciamo, dopo gli ultimi mesi dell'anno scorso, comunque in questo 3-5-2, diciamo, ho trovato la mia posizione diciamo, più adatta, che è quella comunque di stare davanti insieme a un'altra punta e di dare una mano comunque nella parte offensiva. Cosa è successo? Diciamo che siamo stati abbastanza polli, perché comunque la partita l'abbiamo sempre fatta noi. E a Pontedera, su una ripartenza, abbiamo preso un gol che si poteva evitare e ad Ancona c'è stato un errore che chiaramente può, può succedere. Sicuramente quello che è accaduto ci ha penalizzato, diciamo. E poi comunque dopo due settimane, perché alla fine il nostro mercato si è concluso due settimane fa, quindi dopo due settimane dare, tirare le somme mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che, che tutto quello che ci è successo quest'estate ha pesato, pesato molto. Tu sei uno di quelli che è rimasto, che cosa ti ha spinto? Ma sicuramente la voglia di, di riprendermi quello che mi è stato tolto quest'estate e dopo chiaramente sapendo di trovare un pochino più di spazio anche la voglia di giocare e di mettermi in mostra. Moreo diciamo che era la punta che ci mancava, la punta che comunque sui lanci lunghi ti può andare a contendere una palla alta, che è bravo anche tecnicamente, quindi per il nostro gioco bisogna solo farlo integrare e dargli un pochino più di tempo perché comunque è un ottimo giocatore. Ma noi sicuramente dobbiamo fare i punti, quindi pochi, pochi fronzoli, pochi calcoli, noi dobbiamo andare in campo e portare a casa la vittoria.